quasi 10.000 casi conclamati in Puglia di pazienti affetti dal morbo di Parkinson, dati in aumento per una malattia invalidante che cambia il corso della vita quotidiana di chi ne soffre e di chi è intorno. Fondamentale intervenire per tempo nella diagnostica. Ecco perché l'associazione Parkinson Foggia ha iniziato una campagna informativa mirata. Purtroppo il Parkinson è una malattia dove c'è carenza di dopamina nel cervello, il cervello non produce più delle cellule dopaminergiche e quindi va sopperito con dei farmaci. Si può dare questa sostanza e il soggetto riesce a stare lo stesso abbastanza bene. E noi dimentichiamo tutto, dimentichiamo di prendere i farmaci, dimentichiamo di farci la barba, di lavarci, dimentichiamo tutto. E quindi il caregiver è quello che ti aiuta, cioè quello che ti dà il farmaco, perché se non c'è il farmaco stai malissimo, vivi una vita tremenda. Obiettivi dell'associazione: spezzare le catene dell'isolamento, del silenzio e della paura che il Parkinson comporta e anche rivendicare interventi più ampi nell'ambito normativo delle invalidità riconosciute. Noi vediamo la carenza soprattutto per quanto riguarda l'uso dell'auto. Cioè non c'è concesso il posto auto per gli invalidi, non c'è concesso la riduzione dell'acquisto auto, non c'è concesso il non pagamento del bollo auto come tutti gli altri, per tutti gli handicap. Quindi diciamo che su questa cosa qui vediamo una carenza.